Ultima puntata della settimana, amici di Diffusion. Venerdì noi vi facciamo sempre sorridere, già da qualche settimana a questa parte, perché è entrato a far parte della nostra famiglia Alan con le sue stories. Bene, ospite di Alan questa settimana è, a parer mio, il più grande raccontatore di barzellette di tutta la regione, ma secondo me anche delle regioni limitrofe. Lui è Sgabanazza. Benvenuti tutti, ben arrivati alla settima appuntamento qui di Diffusion Stories. Io sono Benvenuti Spazi, vi diamo il benvenuto. Ci vediamo l'occasione per presentare un caro amico, Alan Bondo. Ciao Bondo! Da quant'è? Andate a dare un bacino. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. E buonasera anche a voi, cari amici di Diffusion Stories. Altra puntata, altra storia, altra persona da scoprire. Qui siamo veramente, siamo nel podio, eh? Siamo nel podio. Faccio una prefazione perché c'è veramente da dire. Perché? Perché io, visto che da piccolino volevo fare l'artista, girovagando in qua e là, apprendevo e cercavo di imparare da chi vedevo. E chi era quell'artista che insegnava tutta la Romagna a dire le barzellette, ma in maniera veramente fica? Era lui. Io lo osservavo e dicevo, ma questo è proprio un gran bel lavoro. E cosa succedeva? Che la sera, quando mia nonna faceva la treb, raccontavo le barzellette anch'io, perché imparavo da lui e raccontavo tutte le sue. E questo è vero. Cos'è successo? Che ho cercato di invitarlo in trasmissione per conoscerlo e per sapere chi era. Ma non pensavo che accettasse. Ma non perché sai, magari impegnato, è un uomo di lavoro. E invece ci ha dato veramente, ci ha dato questo regalo, diciamo, di essere qui con noi. Quindi lo presento. Signore e signori, ho il piacerissimo e l'onorissimo di presentare Pier Giuseppe Bertacini, in arte Sgabanazza! Faccio è come un rock. Buonasera. Grazie. Alla faccio di un locale. Grazie. Prego. Alla faccio di un locale. E perciò io canto qui. Brillanti sparsi, bravissimi. We love you, we love you. Torre, we love you. Parli anche inglese. About, che non è neanche il termine giusto, però. Buonasera, Pier Giuseppe, che tra l'altro, ciao, glielo dicevo prima, io ho imparato che lei si chiamava Pier Giuseppe quando l'ho ricercato. Ma è stato il mio babbo che ha voluto fare le robe in grande. Ah, no, no, mica per il nome, perché proprio uno, quando conosce l'icona, la identifica in quel nome, e anche Pier Giuseppe si chiama. Come ma te non hai idea di quanta gente mi ha detto, ma perché ti sei messo un nome così brutto? Ah, ma ci arriviamo, perché sono curiosissimo. Ma partiamo già da una cosa che è abbastanza rilevante, secondo me. Sì. Da quanto tempo fai questo mestiere? Oddio, ti ho dato il tu, scusa. Cioè, ci mancherebbe. No, Sgabanazza è solo così. No. Fra 2 anni sono 50. 50 anni. 50 anni che il nome di Sgabanazza gira per la Romagna.
lui mi dice mica cotica, come dicono. Sì, complimenti davvero. 50 anni, sì. Siamo partiti quindi, leggevo sul 60. Nel 1965, maggio. Ma la domanda primaria è come hai iniziato? Perché devo dire la verità? Sì, assolutamente. Dunque, io avevo in casa due persone bravissime, mia mamma e mio fratello. Mio fratello era più pataca, ma mia mamma era più brava. Ok. Sono venuto su con questa predisposizione, poi io, per dirla tutta, ho fatto 10 anni in seminario. Dovevo fare il prete. Ma questo lo e scopo. Siccome il prete era anche uno che comunicava, comunicare in maniera simpatica doveva essere un prete super. Assolutamente. Poi mi sono stancato, ho avuto paura, sono venuto via, ma la prima cosa che mi sono portato via dal seminario, dove lo facevamo già all'interno, era sgabanata questa storia del tartaglione romagnolo che parlava in dialetto e raccontava le sue storie. Perché io sono andato per tentativi, nel senso, allora, sgabanata. Allora, sgabanare nel romagnolo comune è, diciamo, inciampare, da quello ho sgabanato. No? No. No. Eccolo, subito. Zippato. Mi sembrava. Ti posso questo dire che, partiamo dall'inverno, la caparea. Era inverno, partiamo era inverno. Uno si metteva la caparella e siccome era uno che prendeva per i fondelli, per dire in dialetto, sapeva per culo, gli altri, sì, cosa facevano? Gli mettevano la caparella sulla testa e scaparleva. Gli diva di ciafon. D'inverno. D'estate la caparella, lagnera, perché o le rupatacche, sospetteva, o smetteva la gabbana. Siccome però pataca rimaneva, la gabbana gliela mettevano sulla terra, sulla testa, gli faceva la gabanassa e il sgabaneva. Ecco, tra gabanassa e sgabanare, ne profura sgabanassa. Ma sai che io penso che in questo momento la maggior parte dei nostri amici a casa hanno fatto hai capito, hai capito. Incredibile, io convintissimo che riguardasse lo sgambetto, invece no. Vabbè, comunque, no, nasce sgabanazza dopo 10 anni di seminario. Tartagliando. Tartagliando. Ed era un supplizio, perché uno che non è capace di tartagliare e dover fare il tartaglione, io tartagliavo da piccolo, mia mamma mi ha detto da piccolo tartagliavi, però è per quello che lo fai bene. Poi dopo, siccome diventava lunga, non finiva mai le barzellette, ho accorciato un po' il tartagliamento ed è venuta fuori questa passione per raccontare le storie di Romagna, le storielle di Romagna, le barzellette di Romagna e poi ci ho messo un po' di buon umore, di saper condire il tutto con qualche cosa ed è venuta fuori questa roba che io ho cominciato a fare per scherzo in una compagnia di teatro dialettale. Dopo la commedia di Treanti, storica, ci voleva la farsa. Siccome la farsa però 20 minuti, cambiare i costumi, cambiare la scenografia per 20 minuti, patacca solo, vado fuori io, ho cominciato con 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, un avvocato di Forlì, amante di queste robe, che allora aveva una emittente, si chiamava Telecavea, mi fece un servizio di mezz'ora su Sgabanassa nel 73, è venuto fuori la fine del mondo. Le prime televisioni private, tutti volevano chi è, ho fatto matrimoni, battesimi, funerali, li ho fatti tutti. Arrivava Sgabanassa e fondeva dell'allegria. Sì. Perché poi, cioè, io dico la mia opinione, la barzelletta alla fine, in Romagna, ma si può dire anche in Italia, nel mondo, comunque sia in Romagna soprattutto, secondo me, è stata una delle prime forme di, diciamo, di cabaret, nel senso che una barzelletta si raccontava, ma un conto è quando lo raccontava uno che, allora, io ho che vado a clettere, che invece quando uno mette in scena una barzelletta come fai tu, come fa lei, facciamo continuiamo. Dammi del tuo, non mettermi in difficoltà perché sono già nonno, dovevo fare anche il bisnonno. Perché è come avere a fianco uno zio che hai sentito sempre parlare, ti fa bene. Comunque, già non è semplice. E poi da lì far nascere proprio un personaggio, cioè secondo me non è proprio una cosa che succede. Ma ti devo dire che io ho cercato di curare il massimo il personaggio cercando di essere aderente alla realtà. Cioè le barzellette non andavo a dire quelle sui matti, quelli sugli angeli, sui diavoli, perché non erano, erano il vino, gli amori, il rapporto fra marito e moglie, gli amici. Come si dice ormai, quelle un po' sporche. Quelle un po' sporche, ma dette con gusto. Certo, esatto. Capito? Perché? In modo perché fossero accettate un momentino. E il segreto sai qual è, Alan? Di legarli.
legarli insieme in modo che sul rapporto fra marito e moglie potevi durare un quarto d'ora, ma però erano sfaccettature diverse dello stesso rapporto comico. E così quando uno andava a prendere il treno c'era tutta la serie del treno, quando uno andava con la politica c'era tutta la serie della politica, che i romagnoli sono sempre stati anarchici. C'è sempre stata un po' di difficoltà politica, a raccontare delle barzellette. Adesso è una domanda banale, ma io sono curioso. Cioè, la barzelletta che ti piace di più raccontare, cioè quella che proprio dici, oh, adesso li stendo, cioè quella che hai più a cuore, che ti ha dato, ti vedi tutti che ridono sempre. Ma guarda, di quelle che... anche se non la vuoi raccontare, solo ecco. Le prime io l'ho rubata, sono onesto, a Gino Bramieri. Gino Bramieri faceva la barzelletta sul night, famosissima barzelletta del night, della moglie che vuole andare al night. Io l'ho messa in dialetto romagnolo, è venuta fuori una roba con l'intercalare fra marito e moglie, la situazione del night, che dove vado vado, dove andavo andavo, magari adesso ormai è così. Non è più in repertorio perché ovviamente un po' di modernità, bisogna adattarsi anche a fare un nuovo look anche alle barzellette, però quella The Night. Ci sono delle barzellette che hanno fatto storia, come quella fatta da Cool. Fanno un caffè. Applauso per questa, perché è stata storica. Ma sa, questa è una cosa, hai detto una cosa interessantissima, perché è un leitmotiv, cioè in Romagna quando si va al bar e si dice fazza cool, ritorna subito in mezzo. E 50 anni fa venne qua a Brugede, era la lumaca storica. E poi adesso soprattutto, dopo 10 anni che facevo sgabanasse, abbiamo tirato fuori sto come chiamare la compagna della propria vita. A Bologna la chiamano Belva, a Ferrara la chiamano Vipera, noi l'abbiamo chiamata Rospa. La Rospa. E Rospa, oggi se uno vuole definire la propria moglie, la propria compagna, perché c'è un po' di casino, la mia Rospa. Io voglio citare una cosa che mi è venuta in mente adesso. Prima ti ho raccontato che questa è vero. Io feci un concorso di karaoke e tra l'altro... anche vinto, così mi faccio pubblicità, no? Canta bene. C'era per Giuseppe a fare il presentatore, ma dopo che cantai io, cantava una ragazza. Questo non ricordo come se fosse ieri, le ho detto delle cose che mi ricordo come se fosse ieri, ma questa mi è rimasta proprio impressa, perché dopo c'era una ragazza che si chiamava Giuliana, mi ricordo anche, e adesso c'è Giuliana, poi si sentì che disse... La Iela, la Rospa! Applausi, si è sentito un po' alto! Cioè, così, perché poi il comico, secondo me, è anche a volte sapere irrompere negli schemi, sapere un po' andare oltre, ecco, soprattutto con essere sempre presenti, pronti a cogliere, che delle volte diventa anche un difetto, quello di voler dire a tutti i costi la battuta, anche in situazioni un po'... Per esempio, ti dici, quando a Todi, 20 anni fa, successe che in una mostra d'antiquariato venne un incendio e bruciarono 20 persone, ascoltando la televisione, è stata allestita la camera ardente. Io ho detto, beh, in una bruce basta. È inopportuna, però il comico deve fare il pataca comunque, perché ormai è un ruolo che ti sei ritagliato. In modo velato, però si deve provare. Certo. Comunque. Arriviamo poi, insomma, c'è stato il momento in cui hai fatto della televisione con la T maiuscola, ecco, perché insomma si parlava di Italia 1. Parliamo delle dolenti note. Le dolenti note, attenzione. Dolenti note. Sono curioso come una scimmia. Io amo moltissimo far televisione, perché ti porta nelle case, non obbliga la gente a pagare è dei fighissimo. Biglietti. diciamo che, insomma, è un approccio, perché poi la gente ti riconosce, dà soddisfazione. È bello, sì, sì. Sono stato, prima ho registrato per Italia 1 alcune barzellette, perché un amico giornalista aveva detto c'è uno Forlì che le racconta, sono venuti e me le hanno fatte dire. Poi è successo che in una puntata di agosto del 1992, l'ultima, era il secondo anno che la facevano, non avevano concorrenti, si sono ricordati di Italia 1, mi hanno trovato, mi hanno portato su, ho vinto la puntata e sono andato di diritto in finalissima a Mirabilandia. Quando sono arrivato a Mirabilandia, tutti avevano paura che far vincere un romagnolo fosse una pastetta,
insomma arrivai secondo, non so il perché, arrivai secondo con Pippo Franco che le fece tutte per farmi perdere, ma alla fine arrivai in finale e nel 93 Pippo Franco, fatto di tutto per farmi Pippo Franco, sì. Hai capito, Fiat? Perché io ero un dirigente bancario, guadagnavo, la mia ragazza di 20 anni era disoccupata, lei aveva bisogno di dire le barzellette, io no, però alla fine io vinci. E nel 93 invece mi chiamarono ospite fisso per 18 puntate, però invece io ne ho fatte solo 9 perché io sono un uomo libero. Mi disse, ma guarda che qui ti guardano 6 milioni di persone, e io dissi, a me preoccupano i 5.000 che mi conoscono. Colpo di tacco qui, eh? Colpo di tacco perché non è da tutti. E venni a casa e non ci sono più andato. Perché insomma l'ambiente non era quello, no, che ti eri immaginato. No, non era il mio ambiente, perché facevano andare avanti chi volevano loro, mi chiedevano le barzellette in prestito, le buone le davano agli altri, a me facevano dire quelle scarse, non potevo parlare in dialetto, non potevo tartagliare, non potevo fare quello che è il mio caratteristico, se devo andare a fare l'attore lo vado a fare dove magari mi pagavano meglio e mi facevano un pochino più... Certo. Facevano soffrire ma di già meno. Il boicottare una persona che è esplosa raccontando le barzellette in una gara di barzellette, già lì ecco, me sarebbe già un po' tirato il sacco per vabbè, dire. Ma ecco, io non so, le logiche delle televisioni grandi, grosse, rispondono probabilmente a dei criteri che hanno poco a che fare con la persona e con l'uomo. Comunque c'è stata questa, comunque sia, credo, importante parentesi. No, ti devo dire che la Romagna ha reagito bene, perché hanno capito tutti che mi hanno fregato, mi hanno voluto un bene dalla Madonna, e se te lo dice che dopo 48 anni sono ancora qua a correre avanti e indietro, in Emilia, Romagna e non solo, ti devo dire, se vuoi proprio che io faccio un po' il presuntuoso, ho fatto due volte in America per la famiglia sammarinese a Detroit, due spettacoli, ho inaugurato l'ambasciata italiana ad Abu Dhabi come sgabanazza, come comico, ho fatto qualche giro per il mondo. Questo era un applauso col cuore, perché... Ma non lo sa nessuno. Beh, quello purtroppo molte volte certi traguardi passano magari in secondo piano, perché o non se ne parla o comunque sia, sono cose che, come posso dire, è difficile. Però la soddisfazione è quando ogni sera tu vai sul palcoscenico oppure la piazza, potrebbe essere anche una cassa da uva rovesciata. Te lo stavo per chiedere adesso. Qual è, hai capito? Hai avuto più piacere nella tua terra o a fare... No, indubbiamente. Io quando vado a Milano in una convention me la devo guadagnare tutta, perché tutti si devono ricordare che 20 anni fa quel patacca lì è stato a Canale 5 e non si ricorda nessuno, quindi me la devo guadagnare sul campo con le cose che dico. Che poi anche se vado, certi gerghi, certe se cose. Vado a Berricetto, a Lugo, a Russi o vengo a Imola, insomma vado a ruota libera, sgabanazza e sgabanazza, può dire ciò che vuole, che comunque credo che faccia sorridere. Assolutamente, poco ma sicuro. E la cioè, diciamo, lo spettacolo, il programma che è proprio, sei arrivato a casa e hai detto questo è stato veramente un gran colpo. Qual è stato? Beh, ti devo dire che, cioè, come serate non ne ho sbagliate tante. Le ho sbagliate all'inizio perché l'inesperienza, io sono andato per esempio giù dopo Cattolica, che c'è San Giovanni in Marignano, a parlare il dialetto di Forlì, io sono di Forlì. Là parlano arabo, perché pesarese, marchigiano. Il nostro dialetto. Non hanno capito un tubo. Però se io ti devo dire, una sera al Festival Provinciale dell'Unità a Ravenna o a Imola, a Lungo Fiume, un pienone di 10.000 persone. Cioè, è gente che applaude, come anche le piccole soddisfazioni, e nel teatro parrocchiale strapieno, magari dove la gente è in piedi e stanno lì due ore e mezzo perché finisca, perché alla fine ci mettono 10 minuti di sgabanazza che chiude, altrimenti vanno via tutti prima. Vabbè, io anche ma non è presunzione, essere obiettivi. Io sono dell'idea che essere obiettivi e essere presuntuosi sono due cose distinte, ma quello possono essere... succede, quindi sì. È così. E lo spettacolo, perché io ti ho visto delle sere anche veramente durare delle ore, ma delle ore, perché mi ricordo lo spettacolo più lungo che hai fatto, sono curioso. Diciamo che io ho tenuto una sera che è nevicato, sì. Siamo rimasti isolati con lo sci club di Forlì in campigna. Cominciamo alle 11 di sera, ci dissero la strada è chiusa, c'è una frana, siamo andati avanti fino alle 7 della mattina.
a dire barzellette. Ovviamente io avevo il grosso del compito, gli altri ne dicevano uno ogni tanto, poi d'accordo, lì andava tutto, No, andava certo. Lo sporco, il pulito, il bambino, il nonno, andava tutto. Però ti devo dire che se io di solito adesso faccio uno spettacolo che si chiama Sorrisi e Canzoni, con un cantante che è un po' più anziano di me, quando usciamo dicono: ma da quale ricovero vengono quei due? Però lui canta benissimo, si chiama Cascio Babini, di Faenza. Io faccio un'ora e dieci di barzellette, lui fa un'ora e dieci di canzoni, 2 ore e 20, due vecchietti e la gente in visibilio, perché lui canta benissimo e la gente si diverte. Poi ho fatto 20 minuti di carabinieri, vestito da carabiniere, mi hanno dato i costumi, la divisa, sì, i carabinieri, sì, certo. Siamo io e Gigio, io lo chiamo Gigio, Massimo Torelli, che faceva il mio garzone in una trasmissione televisiva qui vicino, e diciamo che volendo, con qualche scherzetto, una tombola, 2 ore si riescono a fare. Però più di un'ora secondo me non conviene, perché la gente si stufa a ridere troppo. Troppo stroppio, a volte sì. Cioè, a volte, soprattutto se si ride. Le donne che non hanno il cambio dietro, è un casino. Ma che dire, io starei qua veramente delle ore per ascoltarti, perché questa è gavetta, ma arrivare dallo spettacolo di piazza ai grandi livelli, non so quanti possano raccontarlo. Io voglio ringraziarti davvero tanto, per Giuseppe, perché non so se puoi immaginare, a guardarti da piccolino e cercare di imparare le tue cadenze e le tue barzellette, adesso essere qui a intervistarti, per me è una bella soddisfazione. Ti posso dire una cosa solo? Che certo. Io ho fatto 41 anni di matrimonio e siamo andati in Terra Santa, sì. Perché noi siamo un pochino di parrocchia, diciamo così. Mia moglie è andata a fare le sue devozioni sul Calvario, io al muro del pianto. Ti devo dire che è morta una donna a Gerusalemme, il marito disperato è stato lì con noi, è andato dal beccamorto e ha detto: quanto spendo per seppellirla? Se lo vuol portare in Italia, 5.000 euro. Se lo vuol seppellire con lenzuolo, 150. E lui: la portiamo in Italia. Ma scusi, 5.000 contro 150, perché non la seppellisce qui? Perché qui 2000 anni fa avete seppellito uno che dopo 3 giorni è risorto. Non voglio correre rischi. Signori, io non posso fare altro che fare un ennesimo applauso meritato. Grazie. Per Gabanassa, per Giuseppe. Ringraziarlo e dare appuntamento a tutti voi la prossima settimana con Diffusion Stories. Grazie ancora a Sgabanazza, per Giuseppe Bertacini. Grazie a voi. Tuo padre americano, 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 ma se ne in Italia non arriverà la moda, ma se bevi whisky and soda o ti senti disturbato, tu balli a bocchia e giochi a baseball, ma i soldi fake a me che ti dirà. In Italia sento presto non c'è niente a fa, ok, una pulita. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. E allora complimenti a Sgabanazza, che ancora una volta è riuscita a farmi ridere. Io sono cresciuta con le sue barzellette, voi ormai lo sapete, io sono una bambina, Sgabanazza è da pochissimo che racconta barzellette. Complimenti, perché è davvero il più grande raccontatore di storielle, come si dice, di tutta l'Emilia Romagna, ma secondo me anche delle regioni limitrofe. E allora grazie a lui per essere stato assieme a noi, grazie al nostro amico Alan, grazie a voi per essere stati in mia compagnia anche per questa settimana. Ma se per caso vi siete persi una puntata, noi di DTV vi diamo sempre la possibilità di rivederla. Andate sul nostro canale di YouTube, quello di DTV, oppure seguiteci sulla nostra pagina Facebook. E allora non mi rimane che augurare a tutti voi un buon weekend. Mi raccomando, trascorretelo in nostra compagnia. Con me ci rivediamo lunedì. Ciao!